Sono arrivato questa mattina, ho trovato il negozio con la vetrina per terra. Praticamente hanno buttato questo masso e hanno rotto il vetro. Sì, il problemone è il cantiere, che siamo rimasti isolati e qua di notte fanno tutto quello che vogliono, non c'è più nessuno. Poi si trovano già gli attrezzi da scasso proprio già nel cantiere, lì non fa neanche fatica loro. Il problema è dalle 3 alle 5, quindi magari dovremmo venire a dormire giù in negozio. Non mi piacciono quei container, però adesso speriamo che quando finiscono il lavoro li tolgano. Ci hanno rubato all'incirca sugli 80 euro del fondo cassa. Adesso mi ritrovo a pagare una vetrina che mi costerà tanti soldi. Un po' preoccupato per questa serie, sì, perché ne sono successi vari. In quello che succede ogni sera qui nessuno è sicuro. La domanda è: l'assessore, il sindaco, dove sono tutte queste bellissime persone che parlavano tanto di sicurezza, che hanno messo in sicurezza le due torri? La loro priorità era mettere in sicurezza la strada, le due torri, le persone, però sicurezza al momento non si vede, non c'è. Addirittura ci hanno detto che noi dobbiamo spendere dei soldi per mettere delle porte migliori. Cioè, noi comunque paghiamo le tasse, paghiamo i dipendenti, paghiamo il fornitore, paghiamo tutto, paghiamo l'IVA, paghiamo tutte le tasse possibili e immaginarie, dobbiamo spendere soldi per mettere telecamere, per mettere allarmi, per mettere vetrine, ma scusa, ma loro cosa stanno facendo?